Ciao, mi chiamo Claudio, ho 53 anni, sono attivista di Extinction Rebellion a Torino. Ho partecipato a parecchie azioni con possibilità di denuncia, ma quella più assurda è stata quella che abbiamo ricevuto il 7 di dicembre del 2022 per un'azione che non si è neanche realizzata, non è stata neanche compiuta. La denuncia era per manifestazione non autorizzata, per qualcuno anche in possesso di armi che non c'erano. Ci siamo trovati sul luogo dell'azione con una presenza diffusa di forze dell'ordine anche in borghese che sono riuscite a bloccarci e siamo stati interpellati, richiesta di documenti, nonché sequestro dei cartelloni. Notifica del verbale con i reati. Ecco, qualche giorno fa suonano i vigili urbani alla mia abitazione e hanno consegnato una cartolina rivolta al sottoscritto. Era poi la notifica di un'archiviazione che però paradossalmente non era perché il fatto non era stato commesso, quindi un'archiviazione piena, bensì un'archiviazione per tenuità dei fatti. Inoltre in questa archiviazione, in questo verbale, in questa notifica, c'era anche scritto che si richiedeva che i materiali fossero confiscati. Abbiamo deciso di fare opposizione a questa archiviazione. Cosa che significa anche potenzialmente che un giudice ci porti a processo, ma allora piuttosto andiamo a processo perché sappiamo di essere dalla parte della ragione. Vogliamo sottolineare proprio il fatto che vogliamo un'archiviazione piena di questa denuncia perché il reato non è stato commesso, quindi fa anche rabbia doversi tenere un'archiviazione parziale per un fatto seppur molto tenue, ma che presuppone comunque che ci sia stato un reato. Fare disobbedienza civile significa essere consapevoli del rischio di ricevere denunce e di dover sostenere eventualmente dei processi. Io lo faccio convintamente perché può portare anche a maggiore visibilità, a maggiore consapevolezza nelle persone, per cui continuerò a fare azioni di disobbedienza civile, sempre mantenendo la non violenza e cercando di sollevare il più possibile queste tematiche sul cambiamento climatico, la crisi ecologica che oramai è sotto gli occhi di tutti, ma ahimè ha bisogno di risonanza mediatica.